in occasione della prima Domenica della Parola istituita dal Santo Padre Francesco, sul territorio diocesano sono stati programmati diversi incontri di riflessione e preghiera. In particolare, sabato 25 gennaio, nella parrocchia San Michele Arcangelo in Aprilia, Monsignor Antonio Pitta, prorettore e docente della Pontificia Università Lateranense, ha presentato la giornata e la lettera Aperuit Illis di Papa Francesco. Papa Francesco, con la lettera Aperuit Illis, ha istituito per tutta la Chiesa la Domenica della Parola. Anche la diocesi di Albano, in particolare il settore apostolato biblico dell'ufficio catechistico, ha pensato di animare questa domenica chiedendo a tutte le comunità di celebrare durante la Santa Messa principale il rito dell'intronizzazione della parola. In tutte le parrocchie dunque c'è stato questo momento di profonda attenzione nei confronti della parola di Dio. Accanto a questo momento vissuto in tutte le comunità cristiane ci sono stati altri appuntamenti. La giornata è stata preparata da un incontro con Monsignor Antonio Pitta che ci ha presentato la lettera di Papa Francesco. È continuata poi la domenica mattina con un momento di preghiera e di intronizzazione della parola presso il seminario diocesano di Albano. Nel pomeriggio molte comunità si sono riunite per l'ascolto integrale del Vangelo di Matteo e in particolare ci siamo raccolti nella parrocchia di Sant'Isidoro per l'ascolto delle pagine del Vangelo di Matteo. Infine, nella parrocchia di Sant'Anna a Nettuno, un momento di lezione divina sul brano evangelico di Matteo 4 di questa terza domenica del tempo ordinario ha concluso questa giornata dedicata alla parola. Non una domenica della parola, ma una domenica per ricordarci che ogni domenica l'ascolto della parola di Dio ci fa popolo e ci rende figli del Signore. Ben volentieri accogliamo l'invito del Santo Padre a vivere la domenica della parola. È la prima volta che questo accade e lo viviamo a livello diocesano con il coinvolgimento chiaramente di tutte le parrocchie, perché attraverso la parola di Dio possiamo meglio trovare le strade che il Signore indica per noi e nella parola di Dio troviamo quella luce, quella forza e a volte chiaramente anche quella spada che entra nella nostra carne ma ci illumina per la verità della vita. A partire da quest'anno, ogni anno, la Chiesa celebrerà appunto in questa terza domenica dell'anno la domenica della parola di Dio. È bene precisare che si tratta della parola di Dio e non semplicemente della Bibbia, cioè della parola di Dio celebrata nella vita della Chiesa. L'opportunità di questa celebrazione è fondamentale perché ci permette di comprendere che la Chiesa è unita intorno alla parola di Dio. In un tempo così diviso anche della nostra realtà ecclesiale, questa unità intorno alla parola di Dio è estremamente necessaria. Altrettanto necessario è il rapporto tra la parola di Dio e i sacramenti che noi celebriamo sempre nella vita della Chiesa. La lettera di Papa Francesco Aperuit Illis sottolinea l'inscindibile necessità della relazione tra parola di Dio e sacramenti. Un ultimo tratto, credo fondamentale, che è importante aver presente è il fatto che lo Spirito continua ad operare nella vita della Chiesa come ha operato nella formazione della Sacra Scrittura. Abbiamo molto da imparare da questa Domenica della Parola di Dio perché spesso noi pensiamo che sia una celebrazione scontata, non lo è affatto, non è neppure una celebrazione più solenne delle altre, ma è una domenica per tutte le domeniche che la Chiesa dedica alla Parola di Dio. In occasione della festa della presentazione del Signore, sabato sera 1 febbraio, i religiosi e le religiose della diocesi di Albano hanno celebrato la 24esima giornata della vita consacrata. Come di consueto si sono ritrovati presso il monastero delle sorelle Clarisse in Albano per la benedizione delle candele e la partenza della processione verso la cattedrale di San Pancrazio Martire, dove Monsignor Semeraro ha presieduto la Santa Messa. Gloria, 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 gloria.
cresca il corpo e cresca la misericordia. San Bernardo pensava alle parole conclusive del racconto evangelico che abbiamo ascoltato. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Intendeva dire che la crescita di Gesù accresce l'attesa e il dono della misericordia. La vocazione alla vita consacrata, come ogni vocazione del resto, nasce dalla misericordia. Deve esprimersi con misericordia e deve manifestare la misericordia. Ed è nell'ottica della divina misericordia che è giusto considerare non soltanto la vostra presenza, ma anche la vostra opera nella nostra Chiesa. Quante vostre case, carissimi fratelli e sorelle, sono officine di misericordia. Lo sono in tutte le sue forme, perché non c'è opera di misericordia corporale che non sia anche opera di misericordia spirituale e viceversa. La persona umana non è divisa in corpo e anima. Ogni carezza rinfranca pure una mente turbata. Ogni parola di verità solleva un cuore affranto. Ogni boccone donato apre orizzonti di speranza. Ogni gesto di conforto riscalda tutte le membra. Con la misericordia ricevuta e donata, Francesco imparò a seguire Cristo più da vicino. Ciascuno di noi le applichi a se stesso, alla propria storia personale, cresca la misericordia. Lunedì 10 febbraio, incontro dei vicari territoriali alle ore 10 presso la curia vescovile di Albano. Mercoledì 12 febbraio, 28esima giornata mondiale del malato. Il Vescovo presiderà l'Eucaristia alle ore 15 nel nuovo ospedale dei Castelli Romani. Sabato 15 febbraio, giornata degli operatori Caritas. Il Vescovo presiderà l'Eucaristia alle ore 10.30 presso la Basilica di San Pietro in Vaticano. Domenica 16 febbraio, percorso di vita e di fede nella crisi matrimoniale. L'incontro, che ha per titolo Siamo in crisi, rottura o trasformazione creativa, si terrà presso il seminario vescovile di Albano a partire dalle ore 16. Martedì 18 febbraio, formazione dei fidanzati e giovani sposi nei primi anni di nozze. L'incontro sarà ospitato nella parrocchia Sant'Eugenio I Papa in Pavona alle ore 20.30. Tema Io accolgo te, un dono senza un perché. Domenica 23 febbraio, formazione con le equip degli uffici diocesani. L'incontro si terrà alle ore 16 presso il seminario vescovile di Albano e sarà guidato dai due coach professionisti Giuseppe Gionta e Gianmarco Machiorlatti. Martedì 25 febbraio, aggiornamento pastorale, zona mediana e mare. L'incontro si terrà alle ore 16 presso la parrocchia Santi Pietro e Paolo in Aprilia.